Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Questo sarà un video un po' particolare perché andremo a pescare i consigli che per te possono essere molto di aiuto in questo momento. Come lavoro? Vado all'inizio a distesa, vado a vedere le situazioni problematiche, le situazioni su quale bisogna ascoltare i consigli di carte. Diciamo così. Ora devo ricordare che questo è un interattivo e abbiamo solo un'unica variante, quindi può essere che qualcosa non risuona. Quello che non è vostro, semplicemente non dovete prendere in considerazione. Io aprirò qua le carte, non lo so quante perché voglio canalizzare, mi lascio guidare dalle carte, non voglio programmare. E se tu vedi che questa situazione non è il tuo problema, allora lascialo stare e aspetto quando vado sull'altra carta. Questo. Allora, ho preso questo mazzo, ma io penso che lo devo cambiare. Le situazioni problematiche. In quale tu hai bisogno di avere un consiglio. Di cosa devi fare? Niente, adesso semplicemente rilassati, chiudi occhi. Non so, se stai guidando, non chiudere occhi. Sì, lo so che mi ascoltate mentre guidate, mentre lavorate. Chi può meglio, sì, chi può meglio chiudere occhi e rilassare. Devo prima riscaldare il mazzo. Adesso andiamo a vedere i problemi. Guardate, guardate qua che bella carta. Questa carta già per sé dice che con questa stesa tu riuscirai a capire come uscire dal labirinto in quale ti trovi. Aiuterò a chiarirti magari i dubbi, oppure ti si illumina qualcosa durante la stesa e saprai cosa fare. Eccolo, molto bene. Andiamo. Questa è una problematica. Ok, una ce l'abbiamo, la metto qui. Non vedete, dopo un'altra problematica. Questa. Mi viene da fare tre ragazzi, quindi avremo tre problematiche. Eccola, eccola, guardate, spettacolo. Quanto ho mischiato è rimasto nostro labirinto. Bene, bene. Qua, questo, primo, secondo e terzo. Mettiamo così per dopo. Mettiamo così. E questo mettiamo secondo per dopo. Adesso andiamo a vedere il problema numero uno. Il tuo problema. Ora. Ok, guardate, cosa vedo? Quello che stavo facendo è una cosa mia che in questo momento sto usando. Stavo chiedendo di cosa si tratta. Mi fanno vedere che tu stai aspettando aiuto di qualcuno. Tu vedo che tu hai preso una posizione dove tu stai cercando di stare bene ed è giusto, ma magari un po' troppo. Sembra che tu non vuoi sacrificare qualcosa. Sembra che tu hai bisogno di
semplicemente essere rilassata, sentire la gioia, un po' magari chiudi occhi su veri problemi, oppure chiudi occhi su come si deve risolvere la situazione. Sembra che, come si dice, tu invece di pensare a una grande felicità futura, tu stai pensando a piccole gioie adesso. Tipo, ora, come esempio, ragazze, invece di, non so, andare da un nutrizionista e fare una dieta equilibrata per avere un fisico di cui tu hai bisogno, tu preferisci mangiare un dolce perché in quel momento te ti senti più felice così. Ma poi questo dolce, uno, due, tre, alla fine se diventa la situazione sempre più grave e ti allontani sempre di più dall'obiettivo tuo. Questo è un esempio di così quello che mi viene in mente, ma qui può essere di tutto. C'è una situazione dove tu invece di fare quello che ho detto, mangi questo dolce perché in quel momento per te è più comodo così. E in più stai aspettando un aiuto, un impulso, qualcosa da qualcuno, non lo so, o da cielo o da qualcuno. In qualche modo la tua responsabilità la carica su qualcun altro deve fare per te. O tu aspetti un cambiamento e dice che io non posso cambiare, questo posso cambiare solo quell'altra persona, non io. Dipende di cosa si tratta. Questo è il problema. E andiamo a vedere il consiglio. Questa adesso non sto guardando il consiglio, sto guardando cosa può succedere se tu non farai ciò che ti devono dire le carte. Qui potrebbe essere una situazione dove tu hai una persona impegnata e tu pensi che è lui che deve fare il passo, è lui che deve decidere, tu stai aspettando semplicemente quando lui si decide. Oppure questo è il tuo compagno, se hai un compagno. Tu aspetti che lui lotta, che lui decide, ok. Se non si tratta di uomo, di compagno, no? O di uomo impegnato, qui parliamo di una sfera lavorativa, dove tu speri che qualcuno ti darà questa stabilità, che qualcuno lotterà per darti questa stabilità. E queste sono illusioni. E se sono illusioni, non succederà questo, nessuno farà per te. E mi fanno vedere che tu semplicemente stai perdendo il tempo. Sì, tu non vuoi vedere in faccia alla realtà, non vuoi. E mi fanno vedere che è perdita di tempo. Può essere che tu semplicemente hai paura di stare male e per non stare male chiudi occhi e cerchi di non vedere il problema grave, no? Così, cosa devi fare? La morte devi fare, devi cambiare tutto. Ora voglio capire se tu devi cambiare te stessa o devi cambiare questa situazione, chiudere questa situazione. Devi cambiare te stessa o chiudere la situazione. Mi fanno vedere che ci serve un cambiamento tuo, tu devi cambiare te stessa, devi lavorare su di te stesso, stessa, come? 5 di spade, sei tu questa guerriera o qualcun altro? Tu, sì, c'hai un carattere complicato, vedo che dentro di te ce l'abbiamo 5 di spade, puoi essere impulsiva, puoi ferire le persone, puoi dire le brutte cose, o anche senza dire in qualche modo ferire. C'è una guerra interiore. Sei sulle difensive o sulla guerra, sul piede di guerra verso chi?
verso questa situazione, quanto capisco, verso il mondo, verso tutto il mondo, se su questo. E quindi cosa deve fare? 10 di spade. Deve stare male o deve far stare male qualcuno? Cosa? Questa è la famiglia o la situazione? Famiglia, sì. Niente, io vedo che qui c'è un problema da lontano, no? Sì. Allora, mi fanno vedere che tu devi risolvere la situazione con per le persone più vicine a te. Questo è importante. Tua famiglia, tuoi amici, quelli che sono molto vicini, quelli che hanno ingresso, possono entrare nella casa tua, dicono che tu devi risolvere con loro, perché ci sono delle persone che stanno male per colpa tua. Mi fanno vedere come se questo c'è 10 di spade, se come qualcuno nella schiena ce l'ha questi chiodi che hai messo tu, e questi chiodi tu devi togliere. Devi risolvere problemi con tue persone che tu hai ferito, magari sono tante anche qua quali tu hai ferito. Devi equilibrare rapporti con queste persone. Non lo so, in qualche modo adesso mentre parlo devi capire, in qualche modo magari a qualcuno semplicemente hai ignorato o a qualcuno semplicemente non chiami da tanto tempo e queste persone stanno male e tu non lo sai nemmeno. Se parliamo di amore, se tu parli di una situazione amorosa, mi fanno vedere che tu devi stabilire un equilibrio tra te e queste persone a quale tu hai fatto male, un ex magari. Mi fanno vedere questo. È il tuo compito adesso questo. Quindi, se si parla di triangolo, che deve chiudere triangolo? No. No, non si tratta di chiudere il triangolo. Con il triangolo puoi fare quello che vuoi fare. Sembra che bisogna essere più empatica. Devi essere più empatica e capire che quelle persone, non so chi sono, stanno male perché i chiodi hai messo tu a loro. E di conseguenza, cioè, sembra che non prende responsabilità che qualcuno sta male. Ecco. Sì, ma non vuoi nemmeno cambiare, non vuoi cambiare niente. 4 di coppe. C'è un'apatia, non vuoi vedere, non vuoi fare, anche forse adesso mentre io parlo mi dicono che tu non vuoi, non vuoi. Andiamo a vedere con Osho cosa ti possono dire Osho. Creatore, ragazzi, carta di creatore è una carta molto importante. Cosa ti dice Osho? Ti dicono di pregare, meditare, pensare alla tua anima, cambiare il tuo carattere, cercare di vedere i difetti del tuo carattere e anche correggere questi difetti. Prima di tutto, qui questo consiglio. Parla di te, perché tu sei concentrato su altri, su qualcos'altro, ma non su di te. Quello che hai fatto te, hai sbagliato te, quello che ferisce altri, perché magari tu pensi che altri ti feriscono, ma non tu, perché sembra che tu hai cuore e altri no. Ma ragazzi, ora non dovete arrabbiare con me, e mi mancano parole, per questo io dico così in modo... Questo... Oddio, cosa succede? No. Allora, come esempio, non sai controllare la tua rabbia, quindi hai focalizzato. Io ho questo difetto, non so controllare la rabbia. Cosa posso fare io per cambiare questo difetto? E durante la settimana, ogni giorno, sei consapevole, guardi se... Come per esempio è successo una situazione, tu ti stai arrabbiando, ti devi ricordare subito, oh, io
non devo farlo. Cioè, la prima cosa, secondo me, sarà giusta a focalizzare tutti i tuoi difetti o chiedere a qualcuno che è affidabile veramente. Madonna, ma che succede? Ma che angeli qua parlano con me? Cosa c'è? Oh mio Dio, lampadina, perché fai così? Ragazzi, vedete cosa succede? Oh mio Dio. No, ma perché hai? Che dico qualcosa di sbagliato? No. Oh, Dio. Puoi chiedere a qualcuno affidato, mamma tua o tua sorella, fratello, un migliore amica, chiedi, dici qual è il mio difetto, anche se non ti piace sentire. Chiedi aiuto, se non lo sai tu, magari lo sai già. Scrivi questi difetti e provo a lavorare. Perché mi fanno vedere che questo è importante. Risolvi queste situazioni dentro di te, dopo vedo che cambia tutto, perché devi prendere responsabilità di tua vita che hai sbagliato tu, e solo tu sei responsabile di quello che succede nella tua vita. Capito questo? Ora, come lavorare, ragazze, qui può essere di tutto, la carta di creatore può significare tanto. Può dire che devi, può significare che tu devi iniziare una pratica spirituale. Yoga, ad esempio, è una pratica spirituale, che tu devi magari iscriversi se c'è possibilità in qualche corso, scegliere qualcosa che ti piace, o semplicemente pregare, andare a meditare in bosco, pregare. Tutto quello che vuoi, tutto quello che è rivolto al creatore. Questo. E se ragazza farà tutto questo che noi parliamo, cosa datti? Che regalo sarà? Che regalo sarà? Oi, di Gianire, non chiedere più queste domande. La carta, ho capito, lascio così. Va bene, mamma mia, che energia oggi! Lampadina sta fulminando. Non mi vogliono dire cosa sarà, mi hanno detto che devi fare questo, punto. Ok. Allora, primo problema, prendiamo qui e andiamo a parlare di secondo. E qui. Oh. Stiamo parlando del passato, bagaglio del passato, o qualcos'altro. Qualcos'altro. Parliamo di amici fake o qualcos'altro. Amici fake. Io vedo che vicino a te ci sono le persone che non sono sincere nei tuoi confronti. Ci sono amici, diciamo, chiamiamoli così, che non ti vogliono bene, non ti augurano bene, possono essere bugie, invidia. Sembra che tu hai fatto avvicinare, Madonna, come fare per far vedere queste carte? Sembra che tu hai fatto avvicinare alla tua vita le persone che ti portano male. Ora vedremo in che senso male. Ma queste persone da un po' che li porti insieme a loro. Sembra, vediamo, immaginiamo una valigia, tu con questa valigia stai camminando, stai facendo il tuo percorso, in quella valigia ci sono questi, chiamiamoli vipere velenose, che non ti fanno bene. Adesso voglio vedere chi sono. Proviamo di vedere chi sono. Oh, mamma mia, nel mondo è tutto il mondo, tutti. Come faccio adesso a capire? Regina di bastone.
È una donna. Allora, facciamo così, se tu sei un uomo, è un uomo, va bene? Se sei una donna, è una donna. È una donna. Può essere più donne, non solo una. Donne. Perché loro cosa ce l'hanno con te? Due di bastone. Scelgono te invece che loro? Sì. Perché sei tu preferita? Non lo so. Si tratta di invidia o qualcos'altro? Qualcos'altro? Rivalità, una specie di rivalità. Che tu hai di più e loro di meno? Se tu hai di più, non lo so, sembra che ci sono le donne, non solo una, non lo so chi sono queste donne, loro sono, fingono che sono tue amiche con sorriso, ma non sono tue amiche. Sembra che queste persone pensano che tu hai qualcosa che appartiene a loro o a lei, può essere anche una ragazza. Ti guarda con una, tipo, non è giusto quello che ha lei. Quello che ha lei dovrebbe essere mio. E questa cosa potrebbe essere anche, lo sapete cosa? Potrebbe essere che non lo so, potrebbe essere anche al lavoro, non solo amica, ragazze. La sfera lavorativa. Dove queste donne o questa donna dice perché lei ha non so, lavora in questo modo, a lei danno questo, a me no, e questa persona vicino manda questa rabbia, non so, e ti ruba la fortuna perché siete di spade, come dire, è un'energia dove, come tipo una specie di malocchio, tipo, esempio, sei arrivata al lavoro, mettiamolo così, o in quel posto dove c'è questa persona bella, lei ti ha guardata, lei può anche sorridere e dire: ma come sei bella oggi? Ma che belle scarpe, ai ai ai. E poi lei non ha detto in modo sincero, poi si rompe il tacco. Oh, non lo so, c'è qualcosa così che ti porta alla sfiga, in semplici parole. C'è questa donna. Voglio chiedere, ma tu di questa donna lo sai o no? Tu lo sai che lei è questo o no? O tu pensi che lei è amica? Questa è la domanda. Tu lo sai che questa donna è così o no? No, non lo sai, non lo sai. Tu pensi che lei è amica? Sì, tu no, non è proprio amica. No, non è tua amica. Tu con lei non parli di cose intime, non è amica. Però vicino, diciamo così. Può essere una rivale? O no? No, non è proprio rivale. Ho capito, più o meno questo, va bene. Adesso andiamo a vedere il consiglio. Il consiglio è non dire, non raccontare niente. Vediamo il consiglio. Cosa deve fare con questa situazione? Qui può essere ancora una cosa, che tu sei troppo buona, troppo aperta, troppo tenera, troppo amica alle persone che non lo meritano. Va bene. Ti apri, ora mi è arrivato, questa mail nella mia testa, che tu puoi essere un po' troppo buona con chi non lo merita. Loro, tu hai questa bontà, sorridono, tipo va bene che sei buona, che mi racconti qualcosa, non so, però loro lo trasformano in un brodo cattivo per te. Quindi il consiglio, tu cosa devi fare? Cosa ti consigliano le carte? Fante di bastone.
È con quelli che devi fare. Oh mamma mia, qui può essere anche invidia per uomini, per qualcuno, ragazzi. Perché mi vengono queste figure maschili, sembra che c'è queste. Può essere anche una situazione dove le donne sono invidiose di te, che tu sei più richiesta o che uomini notano te e non loro. Che secondo loro magari non è così, ma secondo loro tu piaci ai uomini, non so, tu hai una fila, viene da dire così, ma non è così. Sì, perché mi fanno vedere diverse persone che sono interessate a te, che sarebbero molto contente di avere a che fare con te. Non riesco a capire il consiglio è di fare quello che vuoi fare. Apriti a queste persone, dai la possibilità. Non capisco il consiglio. Un attimo, ragazzi. Venite, osce qua. Il consiglio, fatemi vedere il consiglio. Perché qua c'è un re di bastone che ti vuole regalare, corteggiare, cioè, vorrebbe farti le sorprese. C'è un'altra persona qui che è vicino a te, potrebbe essere vicino al lavoro, tipo collega di lavoro, oppure una persona impegnata che ti guarda, che quale tu piaci tanto. C'è queste persone, questi uomini. E quindi il consiglio 5-4, comparazione, vedete? Comparazione. E uomini si vengono, tutti questi uomini vengono. Niente, non c'è un consiglio preciso, no. Mi fanno vedere che non lo so se hai questo compagno già, ma mi fanno vedere che tu sei qua, regina di denaro, lui re di denaro. Tra di voi c'è una connessione. Io non so se tu hai già questo uomo, va bene? Ma mi fanno vedere che intorno a te c'è questa luce, dove tu stai attirando o attirerai una persona a te compatibile, una persona che è molto simile a te, che ha valori come te, interessi come te. No, vedete qua, loro due meditano, non lo so, magari anche lui farà quello che farai tu o fai questa cosa. Queste persone le devi lasciar perdere, non serve niente. Mi fanno vedere che tu non devi fare la comparazione, come si dice, mettere in competizione come vivono gli altri o le situazioni precedenti tue in quali tu hai sofferto. Non devi portare il bagaglio dei tuoi errori passati, precedenti, nella storia di questo Zen che io sto vedendo, perché qua c'è sembra un equilibrio proprio totale. Non devi assumere anche negativa carica della esperienza di persone che non sono come te. Per esempio, c'è una persona vicino a te che ti dice: ma secondo me questo qua ti tradisce. Esempio proprio così per far capire perché lui fa questo, questo, quest'altro. E magari a te questa cosa ti può sbilanciare, ti può far male o può farti dubitare. Le carte mi dicono questo che dicono loro è il loro mondo, loro vivono così. Tu non devi prendere da loro quello che è loro. Nella loro vita l'uomo tradisce, questo comportamento significa che lui tradisce. Esempio, ragazzi, nella loro realtà è così, forse funziona veramente. Nella tua realtà è tutto altro.
Mi fanno vedere che tu devi creare questa specie di, come qua, questa regina di denaro, questa luce intorno a te, dove opinione di altri, influenza di altri, non può entrare. Forse veramente in questa stesa, io ti consiglio davvero, mediti o devi meditare. Imparerai a meditare, non lo so, perché quando mediti tu riesci a colmare la tua mente e essere più consapevole. Più svelta, più consapevole di ciò che succede intorno a te, e quindi in questo caso tu potresti subito vedere che queste persone ti vogliono, non so, cercano di fare tipo una specie di ghosting, tipo quando tu dici questo è bianco, loro ti dicono no, 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 questo è nero, e tu inizi a credere che questo è nero. Se tu sei più consapevole, riesci a controllare più. Sei più consapevole nelle tue giornate, tu semplicemente non farai entrare questa negativa influenza di altri nella tua vita. Non prenderai loro negativa esperienza e non farai entrare nella tua vita. Perché mi fanno vedere questa fila, è una molto bella. Se noi parliamo di una relazione, di un amore che non lo so se hai, ma per futuro allora se non ce l'hai adesso. Che tu puoi creare tutto il tuo mondo, quello che vuoi tu, perché tu credi e così sarà, solo che non devi prendere queste cose, non devi leggere, non lo so, ci sono anche tanti, vedo quando apro Facebook, vedo lì ci sono questi scritti, l'uomo tradisce, si fa questo e quest'altro, non devi neanche prendere in considerazione, non lo guardare, crea il tuo mondo. Con le tue convinzioni pulite, non guardare perché quelli che scrivono in questo modo, nella loro realtà è così, ma nella tua realtà la costruisci te. Questo già aggiungo il mio io. Non so, non devi guardare queste altre. Anzi, mi viene anche il pagliaccio, ragazzi. Una buonissima energia qua, molto buona per te. Tu sei in grado di costruire. Io mi ricordo, ora mi viene un esempio proprio. Io da piccola sempre credevo che avrò un amore molto fedele, a me tutti dicevano: ma che sei scemo, ma che fedeltà, nessuno è fedele. Anche la mia mamma mi diceva: tutti gli uomini vogliono la stessa cosa, tutti tradiscono, mamma mia. Ma io dentro di me avevo questa proprio fede grandissima che non è così, io ero sicura, ma però poi c'erano momenti deboli nella mia vita dove mi sono riuscite a sbilanciarmi, a farmi credere che è così, anzi sono stata anch'io la parte di questa infedeltà, io ero quella con quale lui tradiva, mi è successo anche questa situazione bruttissima che io mi sono pentito, ho pagato tutto, ho dato, finita, però ho fatto questo peccato per colpa di questi persone che ti danno tipo così, così, colà. Dopo mi sono rifatta un po', mi sono rinata, ho capito che non funziona così. È la loro vita che è così, non è mia, mia, tutt'altra cosa. Non lo so, io penso che mi avete sentito, avete capito di cosa parlano queste carte. E quelli che ti invidiano, queste ragazze, è la loro realtà, oh, alleluia. Va bene, questo è il secondo consiglio. Andiamo a parlare di terzo. Amanti. Aia, amante eremita. Questa preziosa sei tu. Questa preziosa sei tu o un'altra cosa? Sei tu questa preziosa o un'altra cosa? Un'altra cosa. Un attimo, ho fatto male. È una situazione tua? Qualcos'altro. Di cosa si tratta questo uomo di denaro? Di un uomo.
Oh my god, quelle carte. Sì. Allora, qui parlano di sfera emotiva, decisamente. Scusate, decisamente ce l'abbiamo amante, ma con eremita, quindi non ci sono questi amanti nella tua vita. Qui può essere solitudine in due, se tu hai un uomo veramente vicino a te, hai un compagno, solitudine in due, oppure tu sei single, perché mi fanno vedere che comunque sia tu sei sola. Questa felicità di donna, amore, amare, essere amati, avere un compagno, non ce l'hai tu. Se, ripeto, se ce l'hai non è quello che ti rende felice, perché rimane la solitudine. Oppure carte parlano di te che vorresti avere un compagno, ma vivi una vita di eremita, vita di eremita, dove tu non esci, o quando arriva qualcuno tu lo rifiuti. Ti chiudi in tuo mondo, ti isoli dalle persone, per questo non c'è questo. Vi sto dando diverse varianti. Mi fanno vedere che ci dovrebbe essere questo re di copi che, con quale inizierà una storia. Però con tua questa energia di isolamento, vuol dire che non succede. Parliamo di questo. Che vediamo, tu vuoi amore o no? La domanda mia, tu vuoi questo amore o tu non ti interessa proprio? Sei abituata a stare solo. Vediamo, vuoi questo amore tu? No, no, ma certo che vuoi la stella. Ah, ok, stella e diavolo, a posto. Certo che vuoi, 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 vuoi. Ma ce l'abbiamo il diavolo, ce l'abbiamo questo tossica situazione in quale tu ti trovi, dipendenza da qualcuno che non ti ama. Oppure non ti ama come tu lo vorresti, magari tu sogni di avere un uomo, un amore felice, ma tu ti attacchi troppo a qualcuno che non ti dà questa felicità. Ce l'abbiamo diciamo, lo posso chiamare un conflitto interiore, perché la stella è la carta di purezza, diavolo che avevo tirato fuori, è la carta di tossicità, quindi pulito e sporco. Non capite? Quindi la voglia pulita, pura, di avere un amore, non so, divino, fedele, quello che sia, quello che è bello, e poi la realtà è tutto altro. Diavolo la realtà. Quindi, così, e questo diavolo può essere anche tu, il tuo grande ego, può essere che, dico può essere, un attimo, pazienza, mamma mia, che succede? Può essere perché magari per qualcuno, dopo vi darò un'altra variante, può essere che sei tu questo diavolo perché magari hai un grande ego, pensi di essere superiore agli altri o vuoi avere un super rispetto, magari stai snobando qualcuno o boh, non lo so, diavolo può essere anche tu, oppure tu vuoi avere un amore puro ma ti comporti come una manipolatrice, seduttrice, che uno con altro non ci sta, voglio un amore pulito, ma mi comporto da diavolo, non c'è. Quindi capite, no? Voglio amore pulito, allora devo essere io pulita. Ora, in semplice, ragazzi, per attirare questo amore pulito, altrimenti niente. C'è questo uno con altro non ci sta. Oppure un'altra variante. Un'altra variante potrebbe essere che tu sei molto ossessionata da una persona con quale non puoi stare, una persona che non ti rende felice, cioè può essere questa dipendenza proprio, che è lui tua droga. Anche questo potrebbe essere qua. Quindi il consiglio? No, voglio proprio in questo caso andare direttamente con Osho, perché mi sembra una situazione che serve Osho. Osho serve. Andiamo. No, tutto scappato già.
Ragazzi, queste carte dicono se abbiamo triangolo, questo triangolo lo devi spezzare. Eo, devi spezzare il triangolo. Oppure magari hai già spezzato, o per qualcuno c'è già successo che è stato una terza persona che ha rovinato tutto. Potrebbe essere anche questo. Sono scappate queste due carte, per quello vi sto dicendo. Ok. Quindi un consiglio per la mia ragazza. Oh, pesante questa cartina. Vite precedenti. La pressione. Ai. E qui mi viene da piangere. Sono pesanti queste carte. Un attimo. Pesante molto perché. Qui può essere la karma di tua famiglia, un grave, grande problema può essere. Può essere che nella tua, la situazione che stai vivendo, parlando di amore, è molto simile a quello che viveva la tua mamma, tua nonna, tua bisnonna, non lo so quanto lontano. Familiare, radice. Può essere dalle vite ancora precedenti qualcosa. Dove tu hai fatto qualcosa che adesso paghi la conseguenza, vivi in questo modo. Oddio, mi viene tanto più da piangere, ragazzi. Perché molto profonde queste carte. Qui c'è qualcosa di una cosa molto seria, ragazzi. O la tua vita precedente, o karma di tuoi antenati ancora. Qualcuno ha fatto male nella tua famiglia, a qualcun altro. Io vedo che tu rimani in questa solitudine, tu sei sola, rimani in solitudine per colpa di un problema molto antico. E io non vado più qua, serve il risveglio. Ora io vi dirò cosa ho fatto io perché mi risuona tanto questa parte. C'è una cosa che si chiama Theta Healing. Io ho avuto questa settimana la mia prima seduta. E quando sono andata lì, io sono solo entrata da questa dottoressa. Ho già iniziato a piangere perché già mi funzionava tutto. Mi sono stesa su questo lettino. E da lì quando mi sono stesa io un'ora quanto stavo con lei piangevo sempre perché si vede che lei mi tirava fuori. Che cos'è questo Theta Healing? In semplici, semplicissime parole. Allora, noi abbiamo delle programmi dentro di noi, ce l'abbiamo, le programmi, le convinzioni nostre, le convinzioni che hanno messo i nostri genitori, le convinzioni delle vite nostre precedenti. Le convinzioni dei nostri antenati, le convinzioni. Per esempio, una convinzione, per esempio, una tua bisnonna aveva un marito ricco e l'hanno ammazzato perché lui era ricco. Ok? Questa si è creata la convinzione che avere soldi è pericoloso. Quindi, tutte le altre generazioni alla fine sono tutti poveri. Poveri perché? Perché è nato, guardate, sono piena di brividi. Perché è nata questa convinzione che avere soldi è pericoloso per la vita e quindi loro rimangono tutti poveri. Questo è un esempio, va bene? Qui noi parliamo di amore e della tua solitudine, che è qui qualcos'altro. Quindi, con questo Theta Healing, la dottoressa che saprà psicologia, esoterismo e avrà anche un dono speciale. Di sentire, canalizzare le cose, tu con lei andrai a lavorare. Ora io non vi racconterò cosa succede proprio. Se volete, potete approfondire cosa è Theta Healing. Tu insieme a lei potrai tirare fuori queste convinzioni proprio con le radici, le tiri fuori e dopo, al posto questo vuoto dove hai tirato fuori, potrai registrare una nuova convinzione, come in questo caso. Essere ricchi non è pericoloso,
essere ricche è quello che io me lo sono meritato. Oh, vabbè, non lo so io questa cosa di queste ricche. Comunque, ti aiuterà, a parte che ti troverà tutti ancora le cose, queste convinzioni ancora che ti fanno vivere la vita che stai vivendo. Ti aiuteranno a registrare un nuovo programma, come installare un nuovo programma. E ti farà ancora tanto altro, ragazzi. Io ho fatto questa una seduta, ho detto pianto tutto ora, dopo ancora che altro guidavo, mi ha fatto incontrare lei, mi ha fatto incontrare la mia me piccola. È stata un'esperienza veramente, veramente molto bella. Io sono sicura che andrò a approfondire, lo studierò, metterò anche sui miei video, anche se lo sto già facendo perché c'è lo scavo lì. Imparerò anche per voi. E per me, e in questo caso io ti consiglio di fare questo. Chi non vuole teta healing, qui può essere psicoterapia anche, o qualcuno che comunque ti riuscirà, no, a farti, ma io penso che qui meglio di teta healing non può essere niente, qualcosa simile che ti aiuteranno a capire da dove ce l'hai questo problema, perché il problema è troppo antica, non c'è altro consiglio, lo puoi risolvere solo andando là. Secoli prima o anni prima, dipende. E così sì, così avremo un amore. Mamma mia, mi sento pesante. E così. E così inizierà un nuovo viaggio. Così, vedete, la carta di Eremita è venuta subito. Sì, rinascita. Riuscirai a uscire guardate qua, proprio schemi, convinzioni pesanti che ti tengono in questa solitudine e riuscirai a sconfiggere questa cosa e rinascere. E basta, non voglio più altro aggiungere. Bellissimo, bellissima cosa questa, mi piace. Ragazzi, ho finito. Ho finito. Raccontate come vi siete trovati, mettete like, io vi saluto. Ciao ciao!